Buonasera a tutti, direi che possiamo incominciare se sono pronti anche i supporti tecnici con l'esecuzione dell'inno di Mameli. Procediamo all'appello. Allora, Presidente, devo scusare l'assenza del consigliere Marina Isu, che per motivi di lavoro non può essere con noi qui questa sera, così come l'assessore Bailo pare che arrivi con mezz'ora, un'ora di ritardo per altri impegni fuori Bra. Nomino scrutatori i consiglieri Milazzo, Astegiano, Somaglia. Bene, la parola al sindaco per comunicazioni. Il giorno 9 aprile è stato nominato, scadeva il dottor Morabito, che abbiamo salutato nell'ultima conferenza capigruppo. È stato nominato il dottor Danilo Bono, che ho avuto modo di incontrare il 10 in un breve incontro, e a cui ho portato i saluti di tutta l'amministrazione e la richiesta, appena insediato, preso atto delle competenze che gli aspettano, di un incontro con i capigruppo, come da consuetudine, come abbiamo ovviamente evidenziando alcune problematicità e anche una specifica della nostra città, che è quella di avere dei contatti. In quel momento vi era soprattutto l'augurio di buon lavoro. Grazie al signor sindaco. Prego, consigliere Panero. Grazie, Presidente. Brevemente volevo spiegare perché il nostro gruppo ha presentato 4 interrogazioni per questo Consiglio Comunale, interrogazioni che sono pervenute
l'11 maggio in mattinata, quindi fuori dal tempo previsto dall'articolo 27 che dice pieni continuativi, quindi non verranno discusse in questo consiglio comunale. Questo perché nella serata del giorno prima ho inviato, credevo di averlo fatto, una PEC dove ho indicato in maniera errata l'indirizzo e quindi non sono pervenuta all'amministrazione. Lo dico e voglio spiegarlo perché non voglio che passi il messaggio, visto che già nel passato abbiamo avuto qualche discussione su urgenza o non urgenza di alcune interrogazioni che siano state presentate. Poi la mattina sono tornato in ufficio, erano lì, le ho protocollate, però che non è una provocazione del nostro gruppo averle presentate in ritardo o un tentativo di farle discutere ugualmente, e tantomeno che passi il messaggio che alla seconda mandato di entrambi i consiglieri di Bradomani non riusciamo a contare 6 giorni continuativi prima del consiglio comunale. Ci tenevo a spiegarlo solo per correttezza, me ne assumo la colpa di un problema tecnico. Grazie. Grazie a lei. Se non ci fossero consigli nell'imminenza, ai sensi dello stesso articolo, la risposta sarà nei 30 giorni dalla presentazione, entro i 30 giorni, con replica, con diritto di replica e riassunto nel consiglio successivo. Quindi grazie comunque per la comunicazione. Se non... Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Io volevo cogliere questa occasione, in questa seduta di consiglio, per consegnare al Sindaco le firme che noi abbiamo raccolto nelle settimane scorse relativamente alla petizione rivolta all'ANAS e al Sindaco per la messa in sicurezza della strada statale Orti. Qualche settimana fa noi abbiamo deciso di raccogliere le firme in seguito a una commissione lavori pubblici in cui ci è stato illustrato il progetto e quindi venendo a conoscenza della durata del cantiere, dei 5 mesi, della limitazione del traffico, avevamo chiesto in quella sede perché non fossero previsti interventi dall'ANAS e cosa era stato fatto al riguardo. Noi quindi pur contrari all'intervento, perché in occasione del bilancio preventivo previsionale 2015 avevamo chiesto lo stralcio dell'opera con un emendamento bocciato da questo consiglio, e per tutta una serie di motivi eravamo contrari. In primis perché il progetto era evidentemente rivolto ai percorsi pedonali e non alla sicurezza, dovuta all'insicurezza dovuta all'alta incidentalità tra i veicoli, la scelta sbagliata a nostro avviso rispetto, in termini di priorità rispetto ad altri interventi di messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali e sulla viabilità in generale, la sproporzione dell'intervento rispetto al corretto e giusto obiettivo di riorganizzare le fermate dei bus in quella zona e creare i necessari attraversamenti pedonali per gli utenti del trasporto pubblico locale, e inoltre le considerazioni che questo tipo di intervento bloccava e renderà più costoso qualunque intervento che sia più radicale per la messa in sicurezza della strada statale, come la modifica del tracciato per rendere più sicuro il tratto, che è l'unico elemento che incide in modo radicale per la messa in sicurezza di questo tratto di strada. E inoltre questa opera per noi dà l'opportunità, lascia al fianco all'ente attualmente responsabile di questo tratto di strada di lasciare alla competenza comunale la successiva messa in sicurezza o tutti gli interventi che si possono attuare per la messa in sicurezza di questo tratto di strada. Ma soprattutto fondamentalmente perché noi ritenevamo e riteniamo che il problema della sicurezza della viabilità in questo tratto di strada statale 231 non è affrontato con questo tipo di intervento. Quando noi abbiamo iniziato, abbiamo avuto questa idea, abbiamo sottoposto questa nostra idea agli altri gruppi di minoranza, i quali hanno aderito
e hanno iniziato anche loro a raccogliere le firme, condividendo lo spirito e le motivazioni che ci spingevano a farlo. In questo momento consegno le firme che noi come gruppo abbiamo raccolto, perché abbiamo terminato la raccolta qualche settimana fa, 2 o 3 settimane fa, e intendiamo come dire, lasciare un primo lascito di firme, poi seguiranno quelle degli altri gruppi consigliari che mi hanno detto che a breve seguiranno. Che alcuni interventi da parte dell'ANAS siano possibili e siano necessari, a partire dal miglioramento dell'aderenza del manto stradale, all'adeguamento della pendenza della curva, tristemente nota per gli incidenti, anche purtroppo a volte fatali, e in generale al miglioramento dei sistemi di segnalazione visivi e a terra. Riteniamo anche che questi interventi siano relativamente poco onerosi e siano fattibili e gestibili con il cantiere che è in corso e che durerà per un periodo piuttosto lungo. E quindi questa raccolta di firme è motivata infine dal fatto che noi vogliamo che l'ANAS intervenga, si faccia carico di tutti gli interventi possibili allo stato attuale della strada per migliorare la messa in sicurezza della strada, e riteniamo che queste firme raccolte servano a testimoniare che questa esigenza non è solo consapevolezza di chi abita giustamente in quella zona, ma di tutti gli utenti che utilizzano quel tratto di strada. Noi abbiamo raccolto circa 659 firme in circa 4 settimane. In realtà gli altri gruppi consigliari hanno raccolto di minoranza, sono a conoscenza che hanno raccolto anche molte più firme di noi, e quindi penso che questo testimonierà, questo buon numero di firme testimonierà un grado di consapevolezza, una richiesta del territorio sufficientemente forte per farsi sentire all'ANAS e anche per dare più forza all'amministrazione comunale nel richiedere degli interventi durante questi mesi di cantiere all'ANAS. Grazie. Ah, chiedo scusa. E quindi volevo consegnare una copia delle firme all'amministrazione, al sindaco. Grazie. Prego. Prego. Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente, ma io sarò brevissimo, siccome ha citato il consigliere Alasi e gli altri gruppi di minoranza che hanno aderito a questa iniziativa di raccolta firme, perché come sempre abbiamo esplicitato e esposto sia in consiglio che nelle commissioni, per noi non era prioritario, non erano prioritarie la costruzione dei marciapiedi, ma la messa in sicurezza del piano viario di transito veicolare. E allora questa sera noi non abbiamo portato le firme da consegnarle al signor sindaco, perché visto il successo, l'adesione che i nostri concittadini hanno dato, stiamo proseguendo nella raccolta. Ci siamo posti come obiettivo la fine del mese ed è una raccolta di firme che abbiamo voluto fare con spirito non critico, le critiche le abbiamo già fatte prima, ma con spirito propositivo e di sollecitazione soprattutto all'ente proprietario della strada, perché a nostro avviso il vero problema, il vero pericolo è quello di intervenire sul manto stradale o con qualsiasi altra forma di deterrente alle cause dei vari incidenti che purtroppo hanno continuato ad avvenire in quella zona della nostra città.
Quindi nei prossimi giorni noi continueremo la raccolta di firme e prossimamente ci faremo carico di consegnarle direttamente all'ANAS, affinché in questi mesi in cui i cantieri continueranno a essere attivi in quel tratto di strada possano provvedere, a nostro avviso con risorse limitate, ad intervenire in quel senso. Grazie. Grazie al consigliere Somaglia. Ricordo che su questo argomento però non ci può essere dibattito, visto che ha chiesto la parola il consigliere Ferrero, però essendo comunicazioni soltanto per associarsi o dissociarsi eventualmente da fatti, però comunque, consigliere Ferrero, non lo so, al massimo penso che bloccherò. Che esistono gli estremi per... anche perché non può trasformarsi in un dibattito. Che esistono gli estremi per fatto personale, avendo il consigliere Alasi citato la commissione, la commissione dei lavori pubblici e di abilità della quale sono presidente, e avendo detto delle cose che non mi pare che siano l'espressione di quella riunione, mi corre l'obbligo di fare una correzione, se me lo permette. Quindi, se lei crede che esistano le condizioni, vorrei citarla. Le coglierò un'altra occasione. Grazie. Apprezzo la sua correttezza istituzionale e il suo buon senso. Grazie, consigliere Ferrero. Anche perché non dobbiamo trasformare una cosa in ciò che non è, e soprattutto non può una cosa che è uscita dalla porta rientrare dalla finestra sotto una altra forma che non è certamente ai sensi del regolamento. Quindi pertanto su questo argomento io di consigliere Tripodi, su questo argomento di nuovo io inviterei a chiudere qui. No, ma è semplicemente, mi scusi Presidente, semplicemente visto e considerato che ha detto, per associarsi o meno a quello che è stato detto dai consiglieri in precedenza. Visto e considerato che anche il nostro gruppo ha partecipato e ha fatto questa raccolta firme e sta continuando questa raccolta firme, sta avendo anche un enorme successo da parte di tutta quanta la cittadinanza, volevo semplicemente rendere noto al Consiglio che anche noi nei prossimi giorni consegneremo le firme che tra tutti il nostro gruppo è riuscito a raccogliere. Quindi pensavamo noi, come il gruppo Forza Italia insieme per Somaglia, si era data come termine fine mese, noi questo fine settimana in quel momento ci faremo noi a carico di consegnare anche noi le firme al sindaco e all'ANAS, perché non entrando più nel merito di questa questione, perché il nostro gruppo in altre occasioni, in altri anche consigli comunali e non soltanto, spesso e volentieri ha ribadito sia la contrarietà a quell'intervento e per di più la possibilità e anzi l'opportunità, visto e considerato che vi è la realizzazione di quell'intervento, di cogliere la palla al balzo per intervenire su un qualcosa che è seriamente necessario, cioè gli interventi che appunto già i consiglieri che mi hanno preceduto hanno ben espresso e ben spiegato. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Proseguiamo allora all'ordine del giorno, siamo al punto numero 2, proposta di mozione avente ad oggetto contrasto alla ludopatia, recepimento disposizioni del disegno di legge approvato il 26 aprile 2016 dal Consiglio regionale del Piemonte sulla prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte. Questa mozione è pervenuta a firma dei gruppi di maggioranza, poi, come avete avuto modo di riscontrare dalla documentazione allegata, sono giunti anche due emendamenti proposti dal consigliere Alasia che sono appunto allegati. Quindi pertanto possiamo aprire la discussione. Consigliere Ambrogio, prego.
Sì, grazie Presidente. No, solo per precisare che non c'è la mia firma nella mozione in quanto ero assente nel momento in cui è stata trasmessa, ma volevo associarmi ai miei colleghi che hanno firmato la suddetta mozione per precisare che sarei tra i firmatari. Grazie. Grazie per la precisazione. Consigliere Tripodi, prego. Solo per chiedere, magari abbiamo... sto errando io, però non ho ricevuto gli emendamenti del consiglio su questa mozione, quindi se è possibile avere. Sono arrivati allegati al testo della mozione, c'è pinzato il testo degli emendamenti. Controllo. Nel frattempo la discussione può andare avanti. Consigliere Bergesio, prego. Allora, abbiamo appunto, come ricordava il Presidente, portiamo in discussione questa mozione che abbiamo condiviso inizialmente come maggioranza e nella conferenza di capigruppo e che riguarda il tema spinoso del contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo, un tema che è stato discusso in consiglio regionale dove è stato approvato già un testo che noi abbiamo proposto di recepire in maniera integrale. Faccio la notazione positiva di come è stato discusso questo testo a livello di consiglio regionale, infatti è stato votato all'unanimità da tutti i gruppi rappresentati nel consiglio regionale, su tra l'altro il primo emendamento presentato da Forza Italia e che quindi ha visto l'unanimità, che secondo me in questo caso è un assoluto valore per contrastare quello che è un fenomeno purtroppo dilagante, un fenomeno spesso invisibile e che miete le proprie vittime nei nostri concittadini più deboli, nelle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo già adottato nel 2011, se non vado errato, come Comune di Bra, una normativa, un nuovo regolamento che ci, tra i più stringenti possibili, che ha adeguato le norme comunali al limite massimo di restringimento che in quell'anno era permesso dalle leggi sovraordinate. Quindi il nostro è già un comune all'avanguardia dal punto di vista del contrasto alla ludopatia. Vogliamo però rimarcare questo nostro contrasto forte adeguando i termini che la legge consente di rendere ancora più restrittivi, in questo senso adottando pienamente il testo deliberato dalla Regione Piemonte. Mi riservo la nostra idea in merito all'emendamento, magari dopo la presentazione dell'emendamento da parte del consigliere Allasia. Grazie. Grazie al consigliere Bergesio. Io intanto devo segnalare un refuso al penultimo punto delle premesse, laddove il periodo comincia con la frase per contrastare il fenomeno e i relativi danni economici, sociali, eccetera, eccetera. Il Comune ha già emanato, qui c'è scritto un'ordinanza, in realtà il termine corretto che mi hanno fatto notare quando è stata presentata la mozione era già troppo tardi per correggere. Al posto di ordinanza si deve intendere provvedimento, perché non è un'ordinanza, ma di fatto è un regolamento, e pertanto un provvedimento che regolamenta l'insediamento, eccetera, eccetera. Quindi questo è da intendersi provvedimento al posto di ordinanza. Detto questo, forse possiamo proseguire nel dibattito. Sì, sono il primo firmatario, sì.
Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Allora, su questa mozione devo condividere in buona sostanza alcune delle cose dette dal consigliere che mi ha preceduto, che ha rimarcato come il disegno di legge approvato e che mi risulta pubblicato nel BUR del 5 maggio è sicuramente un'ottima attività legislativa che ha coinvolto tutti i gruppi regionali. A tutti, volevo solo riassumere brevemente il fenomeno che poi è diventato un'emergenza sociale, per questo sta stimolando la legislazione a livello regionale, ahimè, di fronte a una certa inerzia e titubanza a livello nazionale. Ci sono, sono stimati miliardi di euro che annualmente vengono giocati sul territorio nazionale, un dato che è molto preoccupante e molto indicativo e che si ha maggiore diffusione della ludopatia nei territori a maggiore fragilità sociale. Le analisi dicono che a redditi maggiori corrisponde una minore tendenza alla ludopatia e viceversa, quindi colpisce fasce sociali già fragili. E un altro dato importante è che la patologia da gioco d'azzardo, ovvero la dipendenza, è legata, si stima, per circa i 2/3 proprio all'utilizzo delle slot machine installate non solo nelle sala giochi, ma negli esercizi pubblici. E da qui ne deriva un costo enorme a livello sociale e sanitario, tant'è che la ludopatia è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza a partire dalla fine del 2012 dal legislatore nazionale. Per quanto riguarda la legge regionale, la legge prevede alcune importanti modifiche rispetto agli ambiti di intervento, agli strumenti che avevano prima i comuni, e in particolare va oltre quello che era stato l'obiettivo, l'oggetto della regolamentazione del nostro comune, ne abbiamo discusso in conferenza capigruppo, che erano le sale giochi. Qua si va, con la legge regionale, si vanno a limitare in termini di distanze da luoghi definiti sensibili, non la definizione di esercizi pubblici come ristretta a sale giochi, ma tutti gli esercizi pubblici che ospitano delle macchinette da gioco d'azzardo e quindi possono essere bar, ricevitorie, tabacchi, eccetera. E questo è un fatto, è un cambiamento, direi, di natura epocale rispetto agli strumenti che si avevano prima. Inoltre indica che i luoghi sensibili già indicati nella legge regionale possono essere suscettibili di ampliamenti da parte dei singoli comuni, che possono individuare ulteriori luoghi sensibili. Infine, riassumo per sommi capi, si indica che ci deve essere un orario minimo di chiusura di queste sale giochi, e il fatto che definisca un valore minimo permette a nostro avviso l'intervento da parte del comune per possibili maggiori restrizioni. In pratica la legge regionale arriva in soccorso all'attività isolata dei comuni, che hanno cercato di fronteggiare il fenomeno con risultati altalenanti, questo perché alcune volte questi interventi degli comuni, non avendo una copertura legislativa da parte della regione o dello Stato, incorrevano in ricorsi. E soprattutto quindi va a coprire la mancanza di una copertura legislativa chiara. Il Comune di Bra nel 2011 ha meritoriamente provveduto ad attuare un regolamento sulle sale da gioco, ma lo dico senza nessuna volontà di critica, fino a oggi, fino all'uscita di questa legge regionale,
non era stato affrontato il problema a livello regolamentare, andando a cercare di affrontare, come hanno fatto altri comuni, anche successo, stando lontani dai ricorsi legislativi, come dicevo prima, a regolamentare il fenomeno ben più ampio delle slot installate per lo più al di fuori delle sale da gioco, ma in altri esercizi pubblici. Quindi, considerando tutti i limiti dell'azione possibile, ma percorsi che altre amministrazioni comunali hanno affrontato negli anni passati e che stanno affrontando. È chiaro che in assenza di strumenti forti, chiari e precisi era più difficile affrontare questo percorso. Ora tutto diventa un pochettino più semplice, però non è così automatico e noi nello spirito, ne abbiamo già parlato in conferenza capigruppo, di accogliere con favore questa volontà dimostrata con la pronta mozione che è uscita in sostanza dopo la notizia dell'approvazione del disegno di legge. Ecco, noi approvando ed accogliendo con favore questa iniziativa, che è volta sicuramente ad attirare subito e immediatamente l'attenzione dell'amministrazione sul tema, abbiamo sottoposto all'attenzione del Consiglio due emendamenti, uno che va un pochettino ad ampliare, se vogliamo, il testo propositivo, e invece uno più sostanziale che va a sostituire il testo deliberativo. Questo non, ripeto, per criticare il testo deliberativo in sé. Il testo deliberativo dice, sintetizzo, che impegna la Giunta a recepire la legge regionale, fatto di per sé non necessario, ma che costituisce uno stimolo. Quello che noi abbiamo proposto in conferenza capigruppo e che ribadiamo qui è quello invece di costituire un tavolo di lavoro che esamini tutti i possibili margini di manovra ulteriori che sono a disposizione del Comune nel recepimento non solo della legge regionale, ma nell'ampliamento specifico del regolamento a tutte le casistiche che possono prevedere fenomeni ludopatici. In particolare noi vorremmo aggiungere al terzo punto della sezione, considerato che dopo, per impedire il proliferare di sale giochi, anche delle sale scommesse e in generale degli apparecchi per il gioco in locali pubblici o aperti al pubblico, cioè rafforzando, in sostanza si vuole rafforzare l'intenzione, l'oggetto della proposta di delibera, e inoltre nell'indicazione poi dei luoghi sensibili dopo nuovi centri e stazioni ferroviarie, praticamente l'elenco dei luoghi sensibili individuati dalla Regione e altri possibili luoghi individuabili dal Comune, proprio per dire abbiamo questa possibilità e cerchiamo di esercitarla. Per quanto riguarda il testo deliberativo, il testo deliberativo che propongo è il seguente: si impegna a costituire un tavolo di lavoro con rappresentanti di minoranze e maggioranza consigliari sulla modifica dell'attuale regolamento delle sale da giochi in relazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge regionale approvato il 26/4/2016, e in generale, e fino a qui diciamo il testo praticamente coinciderebbe con quanto già proposto prima, e in generale per la sua estensione a tutte le misure adottabili dal Comune per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ma mentre ho la parola, voglio anch'io ribadire alcuni concetti che in parte sono già stati espressi sia dal consigliere Bergesio che dal consigliere Allasi. Innanzitutto anch'io saluto con favore l'avvenuta unanimità in sede di consiglio regionale a proposito di un argomento che rientra a pieno titolo, ormai come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito,
come una malattia sociale, con delle indubbie pesanti e anche molto gravose ricadute sull'assistenza pubblica e in generale sulle strutture deputate alla cura delle malattie, perché di questo si tratta, di una vera e propria malattia di gioco che a volte sconvolge la vita di intere famiglie e che vede vittime minori spesso, ma anche molti anziani, in generale soggetti che la sociologia definisce comunemente appunto socialmente deboli. Mi preme qui ricordare in particolare il lavoro che da anni nel nostro comune si sta svolgendo, che ha visto in prima fila, che sta continuando a vedere in prima fila la consulta comunale delle famiglie, con la collaborazione delle forze dell'ordine, in particolare dell'Arma dei Carabinieri. Qui vedo in sala e saluto il rappresentante, il comandante della stazione, qui di Bra, a cui va il ringraziamento, penso da nome di tutta quanta la nostra comunità cittadina, per il lavoro di prevenzione che svolge su queste tematiche, forse poco riconosciute ancora nella loro gravità, ma che incidono pesantemente sulla tenuta degli equilibri sociali e familiari. Così come il nostro comune da anni partecipa a tutte le iniziative che a livello territoriale, ma anche sovracomunale, provinciale, cito per tutti il progetto Punta su di te, che è a livello territoriale e provinciale, che si stanno svolgendo su questo argomento. Cito anche il grande lavoro che oggi avrebbe potuto meglio di me qui dire il consigliere Marina Isu, ma è assente per problemi di lavoro, che sta svolgendo da mesi all'interno della consulta e non solo, per cercare di coinvolgere l'intera collettività, in modo particolare gli studenti. Un mese fa circa in città abbiamo ospitato anche interessante conferenze su questo tema, a cui hanno partecipato in modo particolare alcune classi degli istituti superiori braidesi, in particolare il liceo Giolitti Gandino. Ecco, questo per dire come il lavoro che nel 2011 è stato citato prima, la delibera del Consiglio Comunale il 21 marzo del 2011, e mi corregga poi il sindaco se sbaglio, ma penso di non sbagliare se dico che all'interno di una normativa nazionale che per certi versi era ancora non così completa, molto anche poco articolata, il comune di Bra, forzando molto, addirittura sfiorando il rischio, correndo il rischio di non essere in linea con le normative nazionali, aveva elaborato un regolamento che era già di tutto rispetto, che aveva introdotto all'unanimità, tra l'altro, e su questo l'unanimità penso sia molto importante, quindi vorrei che anche questa sera, almeno da parte mia, auspico una convergenza piena su questi argomenti, introducendo la distanza di 500 metri dai luoghi di aggregazione giovanile, oratori, scuole, luoghi di culto, assistenze per anziani, residenze, insomma, strutture sanitarie e così via, e provvedendo anche ad una sensibilizzazione di natura culturale, non solo repressiva ma soprattutto formativa. Quindi per fortuna non partiamo da zero questa sera, e con questa mozione, con questa proposta di mozione, la maggioranza ha voluto ribadire la purtroppo gravità di questo problema, cercando di raccogliere appunto il consenso unanime anche degli altri colleghi e delle altre forze politiche che sono presenti qui in questo Consiglio. Io non entro ancora chiaramente nel merito della discussione degli emendamenti, ma inviterei davvero a trovare tutte le strade possibili per giungere ancora una volta, come è stato fatto in passato, ad un voto unanime che suona anche di notevole determinazione da parte dell'intero Consiglio ad affrontare un problema così grave. Grazie. Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente. Io parto dalle ultime parole del Presidente, che mi trovano d'accordo su argomenti come questo. È essenziale l'unanimità, noi probabilmente la vediamo tutti nella stessa maniera. Com'è, un plauso va alla Regione Piemonte che con la legge approvata il 26 di aprile
va a sanare forse delle lacune che erano lasciate aperte dalla legislazione nazionale. E molti di voi hanno sottolineato la gravità patologica del gioco d'azzardo patologico, la ludopatia. Io aggiungerei che sovente queste situazioni vanno a alimentare altri due campi gravissimi: il ricorso all'usura e ovviamente vanno a alimentare la criminalità organizzata. E allora leggendo la legge, un punto che mi ha trovato favorevole insieme a tutti gli altri è quello che la Regione Piemonte assisterà legalmente quei comuni che si troveranno a dover così contrastare dei ricorsi che, come in passato più volte sono avvenuti, anche perché dall'altra parte sovente purtroppo questo tipo di settore economico è in mano a società forse non così limpide e che possono attingere con i loro fondi alle prestazioni di così grandi soloni della legislazione che sovente hanno partita facile nei confronti dell'amministrazione comunale. Quindi ben venga l'approvazione della legge regionale, ben venga la mozione che è stata presentata e che sollecita la Giunta a recepire tutti gli ordinamenti della legge regionale, e nella discussione degli emendamenti mi auguro che si trovi un testo comune che possa raggiungere quell'unanimità che il Presidente sollecitava. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Bergesio, prego. Grazie. Grazie. Abbiamo letto il testo di emendamento del consigliere Allasia e sicuramente il punto 1 e 2 che vanno ad aggiunta nei considerato che sono due punti che ci trovano totalmente in condivisione, dopodiché che non ci sono ignoti, perché nel momento in cui diciamo di recepire tutto il regolamento, diciamo anche di recepire nel testo unico gli articoli 6, 7 e 13 che già normano questi punti, che però repetita iuvant può essere necessario esplicitare ancora maggiormente, ma che comunque c'erano noti. Rispetto al punto che va a sostituire il testo di Impegna, io credo che sia necessario un ragionamento sul fatto che nella nostra città ci sono molti associazioni di famiglie, consulte comunali che insieme a noi e forse e anche insomma per prima di noi, complementariamente a noi, si occupano di questo problema. Perciò abbiamo pensato di un testo di questo, e provo a leggerlo e spiego poi anche la motivazione. Quindi impegna la Giunta Comunale a recepire le disposizioni contenute nel disegno di legge testo unico legge 9 del 2016, che è appunto quella in oggetto, adeguando l'attuale regolamentazione alle direttive indicate dal testo unico in oggetto ed a tutte le misure adottabili dal Comune per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la costituzione di un tavolo partecipato da consiglieri di maggioranza e di minoranza. Questo anche ci permette comunque la costituzione di un gruppo di lavoro che poi insomma possiamo demandare ad altri momenti la composizione, ma questo anche rimarca il fatto che noi vogliamo essere complementari ai nostri concittadini, che vogliamo metterci al loro fianco e se da una parte è importante la condivisione e la cultura del combattere il gioco d'azzardo patologico, noi possiamo fare la parte regolamentare
anche insieme, e quindi questo è il senso di quello che vorremmo proporre a tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Quindi grazie consigliere Bergesio. Dunque, se ho ben capito, sono stati presentati dal consigliere Allasia 3 proposte di emendamento, no? 2 nella premessa e 1 nell'impegno. Adesso il consigliere Bergesio ha proposto, se ho capito bene, per cercare la conciliazione, no, auspicata da più parti, un ulteriore emendamento dell'impegno. Dico bene, consigliere? Un ulteriore emendamento sull'impegno. Quindi recependo sostanzialmente le proposte del consigliere Allasia per quanto riguarda messe. Gli emendamenti del consigliere sulle propone, premesse sì, esatto, sono state accolte, cioè sì, lei ha detto così, non sì, ci sono. E invece l'impegna ha un emendamento nuovo, quindi né contenuto nella mozione né contenuto nell'emendamento del consigliere, che se necessario lo rileggo. Sì, va, se è possibile. Okay. Allora, quindi impegna la giunta comunale a recepire le disposizioni contenute nel testo unico legge regionale 9/2016, adeguando l'attuale regolamentazione alle direttive indicate dal testo unico in oggetto e a tutte le misure adottabili dal Comune per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro composto da consiglieri di maggioranza e di minoranza. Punto. Va bene. È chiaro per tutti il testo, grazie. Consigliere Allasia, prego. Gesio, la considerazione era che questi emendamenti non servivano per fare bella figura qua. Li avevo previsti, li avevo proposti in conferenza capigruppo e non volevo disquisire delle virgole, e anzi pensavo che ne discutessimo per poterlo già inserire nella proposta di delibera, ecco, solo perché nel caso sì, non si vuole. Va benissimo. E direi che la proposta che ha fatto la maggioranza a nome, cioè che ha fatto il consigliere Bergesio a nome della maggioranza, per me è pienamente condivisibile, perché di fatto fonde tutti gli scopi che ci siamo proposti, sia nel proponente della proposta di mozione sia nel proponente dell'emendamento. Tra l'altro c'è un qualcosa in più, cioè il coinvolgimento di chi con la sua attività sul territorio tocca da vicino le problematiche, e quindi può essere di molto aiuto a noi per capire come possiamo anche regolamentare, come possiamo agire, toccando un pochettino attraverso di loro con mano effettivamente cosa succede sul campo. Per cui do il mio parere favorevole all'emendamento della maggioranza. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Quindi questo significa che noi adesso voteremo il recepimento dei 2 emendamenti del consigliere Allasia riguardanti le premesse, e mi corregga consigliere Allasia, lei, accettando la proposta del consigliere Bergesio, di fatto rinuncia all'emendamento presentato a margine della proposta della maggioranza iniziale. Benissimo, perfetto. Discussione procede ancora adesso con il consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, ma in maniera veramente telegrafica, perché non può che essere condiviso e condivisibile questa proposta di mozione. Sono intervenuto al fondo perché tanto diciamo che la sostanza è assolutamente condivisa, e quindi in qualche modo eravamo certi che si potesse trovare una forma che potesse essere accettata da tutti.
Facendo anch'io parte della consulta delle famiglie come membro del consiglio, non c'è Marina, pensavo probabilmente se lei era presente l'avrebbe fatto lei, comunque unitamente anche al vice sindaco che è sempre presente, è già stato ricordato come consulta delle famiglie, come io membro del consiglio rappresentante in quella consulta, sono state avviate già da tempo delle iniziative in merito a questo argomento, c'è stato quel convegno che lei ha ricordato. Sul appunto sul gioco patologico, quindi questo è un rafforzativo, è un unirsi praticamente dell'associazione a delle consulte, dei movimenti che già su questo argomento stanno, diciamo, si stanno impegnando. E questo che è un problema appunto trattato nella consulta delle famiglie, perché mai un argomento questo mette in crisi, può mettere in crisi notevoli nuclei familiari. Non mi dilungo oltre, nonché esprimendo il nostro voto favorevole a questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Panero. Consigliere Somaglia, prego. Scusi, solo per un quesito. Ascoltando la proposta del consigliere Bergesio, però mi viene questa domanda. Allora, chi individua i gruppi che faranno parte di questo tavolo, a parte i consiglieri ovviamente che saranno, non so, uno di maggioranza o due, non lo so, ecco, chi saranno i gruppi che faranno parte? Allora, siccome probabilmente non possiamo dilungarci questa sera qui, io metterei questo, io demanderei con l'impegno alla conferenza dei capigruppi la costituzione del tavolo, ecco. Grazie consigliere Somaglia, prego vice sindaco. Sì, un modo di agire, come è già avvenuto anche da altre parti, poteva essere questo, che il tavolo è composto su base consigliare logicamente, e se vi sono delle realtà che lavorano possono anche far pervenire quello che è il frutto del loro lavoro al tavolo, proprio come proposta che arriva, non so, dalla consulta della famiglia, così non scendiamo di questa associazione piuttosto che un'altra, eccetera, che sarebbe un argomento un po' delicato, mentre invece rimane a valenza istituzionale, perché è composto da consiglieri, le varie realtà del territorio che vi lavorano fanno pervenire le loro proposte. Grazie al vice sindaco. Allora, se non ci sono più interventi, dobbiamo procedere alla votazione degli emendamenti. Io chiedo al consigliere Allasia se i suoi due emendamenti della premessa desidera siano votati separatamente oppure se li volesse unire, facciamo una votazione sola, insomma, solo una questione tecnica. Ma visto le espressioni, praticamente le espressioni di voto espresse, direi che una votazione unica tra i miei due emendamenti e l'emendamento della maggioranza. Insomma. Ah no, per i miei due emendamenti sì. Separatamente, sì, ovviamente. Quindi votiamo insieme i due emendamenti. Sì, sicuro. E chiedo allora al consigliere Bergesio se in questa votazione, mentre andiamo a votare i due emendamenti del consigliere Allasia, il consigliere Bergesio, a nome della maggioranza, accetta, sì, insomma, propone un emendamento insieme a questi, così sì, si fa una votazione sola. Votazione unica, sì. Benissimo. Consigliere Somaglia, prego. Non ho compreso bene io. Adesso l'assessore diceva che quindi è un tavolo consigliare. Mentre io avevo inteso che il tavolo doveva essere consigliare ma aperto a delle realtà diverse. Bon. Ah no, ecco, cioè, no, perché nel testo c'era scritto altro, nel testo di Allasia, e a me pareva di aver capito quello anche da parte del consigliere Bergesio. E no, perché composto solo per da consiglieri di maggioranza e minoranza. Consigliere Bergesio, da consiglieri di maggioranza e di minoranza, appunto. Allora, il consigliere Somaglia ha chiarito tutto molto bene. Allora, procediamo in questo modo. Sì, sì. Consigliere Bergesio, lei ha il testo? Posso averlo io? Così io ne do la lettura. Lo scrivo in forma leggibile solo. Ah. Adesso, apriamo le scommesse se ce la farà in fretta o no. Questo ci sta.
Grazie. Costituzione di un tavolo di lavoro con porto. Sì, sì, ma comincia di qui, No, no, no. Allora, io qualche compito in classe gliel'avevo anche corretto, consigliere, ma non scriveva così male. Ma sì. Allora, a recepire le disposizioni contenute nel disegno di legge testo unico 9/16, approvato il 26 aprile 2016, adeguando l'attuale regolamentazione alle direttive indicate dal testo unico in oggetto e a tutte le misure adottabili dal Comune per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro composto da esponenti di maggioranza e minoranza consiliare. Recepito? Tutto bene? Perfetto. Benissimo. Perfetto. Dopo aver dato lettura, votiamo in un'unica votazione i tre emendamenti. Scommettiamo sui tre. Se chiaramente, se come ho detto già prima, se siamo tutti d'accordo. Benissimo. Procediamo con gli emendamenti e poi votiamo la mozione nel suo insieme. Si segnala la presenza. Dovremmo essere 16, sì. Sì, va bene. Allora, votiamo i tre emendamenti così come sono stati unificati in sede di discussione. Benissimo, emendamenti approvati all'unanimità. E adesso possiamo procedere alla votazione della mozione. Va bene. Possiamo votare. Votato. Votazione chiusa. Benissimo. Votazione all'unanimità. Quindi grazie davvero di questo spirito di collaborazione che ha visto unito tutto il Consiglio Comunale. E il testo della mozione lo restituisco al consigliere Bergesio. No. Chiedo scusa, no, niente, pensavo che ci fosse un'altra forma più leggibile, ma lo consegno così com'è al dottor Fissore. Grazie mille. Proseguiamo nell'ordine del giorno. No, hai ragione. Punto 3. Approvazioni verbali della seduta precedente. Dal numero 17 al numero 23 del 28 aprile 2016. Anche qui, se non ci sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Possono anche astenersi, mi pare che possono, non devono. Siamo. 16, va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, approvato con 15 voti favorevoli, un astenuto, penso per l'assenza del bene, grazie. Siamo alla proposta numero 4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018 ai sensi per gli effetti dell'articolo 58 del decreto legge numero
decreto legge numero 112/2008, convertito in legge numero 133/2008 e successive modifiche e integrazioni. Si tratta di un'integrazione. La parola all'assessore Borrelli. Il Comune di Bra, a seguito dell'estinzione della Casa dei Ragazzi di Bra avvenuta il 20 febbraio dell'84, al trasferimento del relativo patrimonio al Comune di Bra con il vincolo della destinazione dei beni o delle relative rendite ai fini dell'assistenza sociale, è divenuto comproprietario inizialmente della quota di 1/8 dell'alloggio sito in Roma, via Milazzo 22, interno 5, posto al piano terreno e composto da 2 camere, salottino, ingresso, cucina e servizio igienico, della superficie complessiva di 64 metri quadri. L'immobile, censito al Comune di Roma, ricade nella zona di Castro Pretorio, Piazza Indipendenza. Il Comune di Bra, a seguito della mancata accettazione dell'eredità di 2 comproprietari, risulta oggi comproprietario della quota di 1/6 anziché 1/8, unitamente al Comune di Alba per 1/6, alla piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Torino per 2/6 e al Seminario Vescovile di Alba per altri 2/6. Tale immobile non è strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e a causa dell'eccessivo frazionamento della proprietà è attualmente improduttivo. Si è pertanto addivenuti alla volontà comune di provvedere alla vendita dello stesso, di cui è già stato accertato che non riveste interesse artistico e storico, come comunicato con nota 14.461 del 12 novembre del 2008 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio. A tal fine, nel 2010, i comproprietari hanno demandato alla piccola casa Provvidenza Cottolengo di Torino l'espletamento della procedura di vendita dell'immobile ad un valore non inferiore a euro 281.600. Specificatamente il Comune di Bra con delibera di Consiglio Comunale numero 61 del 2010. Di tale quota mediante alienazione è opportuno provvedere a inserire la stessa nel piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2016-2018 con conseguente classificazione di patrimonio disponibile. Il piano viene così integrato al punto 10, alloggi in Roma quota 1/6 di 64 metri quadri, sito in Roma in via Milazzo 22, da valorizzare mediante alienazione ad un valore stimato per la quota di proprietà del Comune di 40.553,33 euro. Grazie. Grazie all'assessore. Anticipo una possibile obiezione: l'alloggio in via Milazzo, ma non ci sono conflitti di interesse con il nostro collega Maria Milazzo. Auguro a Maria Milazzo di avere un giorno una via dedicata proprio a lei, eh? Via Maria Milazzo, non sarebbe male. Più tardi possibile. Bene, possiamo, c'è la discussione aperta. Consigliere Allasia, prego. Sì, grazie Presidente. Una domanda che mi è sorta ascoltando adesso le parole dell'assessore, francamente non ci avevo fatto mente locale quando c'era stato esposto la cosa. Se ho capito bene, questo immobile è un lascito dallo scioglimento di una IPAB, giusto? Che era denominata la casa dei ragazzi e quindi non c'è un vincolo sull'immobile, o meglio non siamo, se lo alieniamo non siamo in ogni caso vincolati sul patrimonio che riceviamo in cambio per utilizzi a fini sociali, o perché mi viene in mente il caso analogo della colonia dell'IPAB, delle colonie alpine e marine. Ma adesso non mi ricordo più esattamente perché non ho portato i documenti che avevo analizzato per la colonia di Laigueglia, ma
Mi pare che questo derivi da una legislazione regionale e quindi adesso avevo questo dubbio e chiedevo se la sostanza della domanda è se è possibile alienare e nel caso sia possibile se il frutto di questa vendita è vincolata all'utilizzo per esempio per gli scopi sociali per cui era nata l'IPAB piuttosto che fare semplicemente cassa, ecco, grazie. Grazie a lei. Prego, signor Sindaco. Ovviamente sulla base delle indicazioni che ha dato la normativa della Regione Lazio nell'aspetto specifico, ci mette nelle condizioni certamente di poter alienare. Nel momento in cui si arriva all'alienazione sarà nostra cura tenere in seria considerazione l'eventuale destinazione che sia prevista, nel senso che nel caso della colonia vi è la inalienabilità e il fatto che sia destinata a fini che sappiamo, nel caso specifico riteniamo che ci sia sicuramente la possibilità dell'alienabilità, tant'è dell'alienazione, perché il proprietario dei quattro sesti ha posto problematiche di questa natura, quindi vuol dire che ha già esaminato questo aspetto da questo punto di vista. Per quanto ci riguarda, nelle condizioni in cui ci troveremo, ovviamente destineremo i fondi rispetto ai fini, a eventuali vincoli che ci siano posti. Questo tra l'altro è un elemento per cui i nostri tecnici diversamente non firmerebbero i revisori dei conti. Grazie al Sindaco per queste precisazioni. Se non ci sono richieste di intervento, posso mettere in votazione allora la delibera, la proposta numero 4, che sarà poi anche immediatamente eseguibile, quindi faremo due votazioni. Quindi cominciamo a votare. Va bene, adesso procediamo al voto. Votazione chiusa all'unanimità. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Va bene, 16 presenti, possiamo votare. Eseguibilità. Sindaco, eseguibilità. Va bene, tutti hanno votato, all'unanimità anche questa. Passiamo variante parziale numero 1 al piano regolatore generale comunale vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56 del 77 e sue successive modifiche e integrazioni, adozione progetto preliminare. Su questa delibera relaziona il sindaco che, come noto, è anche assessore all'urbanistica. Prima però magari si accomodano i tecnici così ci sistemiamo in maniera che... Che ti trovi nero? Venga, che ti trovi nero? Cambierei. Thank you.
Architetto Rainero, venga a sedersi qui vicino a noi. Venga a sedersi vicino a noi, si vuole le questioni tecniche. Il comune di Bra è dotato di un piano regolatore generale che è stato approvato con delibera della giunta regionale numero 27 il 24 marzo del 2014. Successivamente all'approvazione del piano regolatore sono pervenute da parte di privati richieste finalizzate a consentire una maggiore attuabilità di alcuni interventi sul territorio comunale, apportando limitate modifiche su aree che nella maggior parte dei casi sono già inserite tra quelle edificabili e o trasformabili dal piano regolatore vigente, in modo da fornire immediate risposte al settore economico e produttivo in un momento caratterizzato da grave crisi economica. E da questo punto di vista la ripartizione urbanistica ha poi segnalato alcuni errori materiali e la necessità di adeguare alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione al fine di rendere l'apparato normativo più chiaro ed utilizzabile in modo maggiormente univoco. Per le suddette esigenze occorre operare una variante parziale al piano regolatore vigente ai sensi della legge 56 del 77 e sue modifiche, articolo 17,5, avente ad oggetto, come meglio argomentato e precisato nella relazione illustrativa, l'aggiornamento degli elaborati di piano regolatore con l'individuazione dei vincoli sovraordinati, interventi puntuali sul territorio, modifiche normative, correzioni di errori materiali. La variante parziale in esame questa sera, come meglio argomentato e precisato nella relazione illustrativa, è da ritenersi parziale in quanto non modifica l'impianto strutturale del piano regolatore vigente e le modificazioni introdotte in sede di approvazione regionale con la delibera di cui dicevo. Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale. Non riducono la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21-22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge. Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21-22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante oltre i valori minimi previsti. Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del piano regolatore vigente. Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal piano regolatore vigenti relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 2%. Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione della idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal piano regolatore vigente. Non modificano ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge 56, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essa afferenti. Preliminarmente alla predisposizione della variante parziale numero 1 al piano regolatore è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, coinvolgendo quali soggetti competenti in materia ambientale, la provincia di Cuneo, l'ASL Cuneo 2, l'UNOEDIL, l'ARPA Piemonte, la Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio, la Sovrintendenza Archeologica. Tutti i soggetti competenti in materia ambientale interpellati si sono espressi formulando parere di esclusione della fase di valutazione di procedura di VAS. L'organo tecnico comunale,
con verbale conclusivo numero 6 del 21 aprile 2016 ha preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, nonché delle integrazioni documentali prodotte, e ha assunto le proprie valutazioni in merito, stabilendo che la variante in oggetto sia da escludere dalla procedura VAS, in quanto essa non presenta influenze ambientali tale da richiederne l'assoggettabilità. È stato pertanto predisposto un progetto preliminare di variante parziale numero 1 al piano regolatore, ai sensi dell'articolo 17 della legge 57 e sue modifiche, che viene sottoposto questa sera al Consiglio Comunale. È stato pertanto predisposto uno specifico progetto preliminare della variante che si articola in diversi aspetti. Gli elaborati sono stati redatti rispettivamente dallo studio Mellano di Torino per ciò che attiene gli elaborati di carattere urbanistico ambientale, dal dottor geologo Sergio Rolfo per ciò che attiene gli elaborati di carattere geologico, dall'ingegner Emanuele Rambaudi, funzionario dell'ufficio ambiente del comune di Bra, per ciò che attiene la relazione di verifica e di compatibilità con il vigente piano di zonizzazione acustica. E l'argomento è stato esaminato in numerose sedute della commissione consigliare urbanistica, l'occasione per ringraziare il presidente, tutti i componenti, i tecnici che si sono espressi e che hanno lavorato con assiduità e intervenendo in modo molto preciso e puntuale a integrazione e supporto dei tecnici che ci seguivano. Il progetto preliminare della variante numero 1 sarà depositato in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicato sul sito del comune e presso l'albo pretorio del comune per la durata consecutiva di 30 giorni. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di iniziazione, chiunque può formulare osservazioni o proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni di variante ai sensi sempre dell'articolo 17 della legge 56. Si provvederà quindi alla trasmissione della delibera di adozione della presente variante parziale all'amministrazione provinciale, che si dovrà pronunciare sulla parte di propria competenza. E quindi direi che si tratta di una procedura che si è avviata, che ha questa sera un momento formale all'interno del Consiglio Comunale, momento che avrà un successivo passaggio di pubblicazione, di osservazione, di esame di osservazione, di passaggio in provincia e poi di successivo passaggio in Consiglio Comunale per le controdeduzioni che si rendessero necessarie. Un grazie particolare a tutta la ripartizione urbanistica e segnatamente all'architetto Reinero, un grazie veramente alla collaborazione di tutti i consiglieri che hanno in questi mesi lavorato intensamente relativamente a questa variante al nostro piano regolatore. Grazie signor Sindaco. Ai sensi delle leggi in vigore io devo invitare i componenti del Consiglio di valutare eventuali loro incompatibilità rispetto alla votazione che determinano l'obbligo di non prendervi parte ai sensi dell'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale della città di Bra, nonché dell'articolo 78,2 del decreto legislativo 267 del 2000, di cui se volete vi do lettura, ma penso che siamo tutti consapevoli, e pertanto di uscire dall'aula nei casi in cui tali incompatibilità si verifichino. Questo io devo ai sensi delle disposizioni vigenti.
Dopo questa necessaria precisazione, la discussione è aperta. Consigliere Bergesio, prego. Grazie Presidente. Intervengo subito estrapolando un punto preciso dalla relazione e dalla discussione, mi riservo poi di intervenire in maniera più organica sul pacchetto della variante parziale in seguito. Vorrei intervenire rispetto a un elemento che ci è stato proposto nella Commissione Urbanistica del 23 aprile 2015, quindi un cambio di destinazione per un edificio di pregio della nostra città, ossia Palazzo Garrone. Ci è stato proposto di valutare un cambio di destinazione d'uso a turistico ricettivo. Questa proposta è stata approvata a maggioranza ampia in quella seduta e questo cambio di destinazione è rientrato nella relazione alla variante nel capoverso intervento 2.1, se non vado errato. Io credo che senza dubbio il comparto turistico di qualità sia e sempre più debba diventare il traino del nostro territorio. Leggendo i dati che già oggi sono disponibili sul sito turismo della Regione Piemonte, è chiaro come questo sia in crescita e che nel nostro territorio, per la nostra ATL, abbia una spesa giornaliera molto importante. Una politica turistica lungimirante sa che deve offrire infrastrutture e infrastrutture ricettizie per accogliere chi vuol visitare il nostro territorio, debba accogliere tutto il turismo e per quanto riguarda noi anche quello con standard qualitativi molto elevati, come emergono inconfutabilmente dai dati disponibili. Sicuramente parliamo di un gioiello, di un pezzo pregiato che andrà sicuramente valorizzato con un bando che possa individuare la migliore riqualificazione offerta possibile. Credo però anche che un edificio di questo tipo dovrà sempre essere disponibile in quota parte ai braidesi, che vorranno, una volta riqualificato, goderne degli spazi. A questo proposito feci già un intervento in commissione, come reperibile dal verbale 11 del 2015. Come maggioranza abbiamo pensato di proporre all'apertura dei termini di possibilità di proposizione un'osservazione alla variante che formalizzi e vincoli il bando a richiedere al futuro imprenditore assegnatario di immaginare la propria attività ricettiva non solo rivolta agli ospiti, ma anche con spazi pubblici a disposizione dei cittadini braidesi, ai quali in quota parte questo bel manufatto appartiene e secondo noi dovrà sempre appartenere. Grazie. Grazie consigliere Bergesio. Se non ci sono mani che si alzano, io devo mettere in votazione il testo. Consigliere Lasia. Grazie Presidente, mi ricorda per cortesia il tempo che ho di intervento? 15 minuti, poi ulteriori 5 per rispondere eventuali, insomma, repliche e ulteriori 5 per dichiarazione di voto. Quindi 15, 5, 5. D'accordo, grazie. Allora, il nostro gruppo consigliare non era presente al momento dell'approvazione della variante generale
dell'attuale piano regolatore di cui andiamo a discutere oggi la cosiddetta variantina, la prima variante parziale. E allora ci teniamo a fare alcune considerazioni sulla variante generale del piano regolatore, che a nostro avviso, almeno noi fossimo stati presenti in Consiglio, non avremmo votato, perché la riteniamo questo piano regolatore attuale altamente sovrastimante delle capacità insediative di questo comune. Anche guardando i dati storici delle ultime tre decadi, dal 1981 al 2011, si nota infatti che l'aumento di popolazione è stato per un totale di circa 6,3%, un circa 2-3% ogni 10 anni. Le previsioni attuali del piano regolatore sono di circa 7.000 abitanti in più, cioè circa il 20% in più rispetto all'attuale. Inoltre, queste previsioni non tengono conto dei residui esistenti ante variante generale, che incrociando i dati forniti dallo stesso comune alla campagna di raccolta, alla campagna di censimento di Salviamo il Paesaggio, possiamo stimare, a seconda del grado di occupazione specifica per unità abitativa e per metro quadro, dai 4 ai 6 mila abitanti aggiuntivi, e quindi dalla previsione di circa il 20-22% passiamo a una capacità insediativa di circa 35-45% superiore all'attuale. E questo lo diciamo noi deducendolo dai dati della relazione della variante, ma anche leggendo la delibera regionale con cui nel 2014 è stato approvato il piano regolatore. La regione infatti sottolineava il fatto che, anche supponendo un aumento reale di popolazione pari a registratosi durante la vigenza del piano regolatore precedente, ovvero una media dello 0,49% annuo, valore molto maggiore rispetto a quello registrato poi effettivamente nelle ultime decadi, la popolazione braidese reale impiegherebbe 53 anni a pareggiare la capacità insediativa residenziale totale. Rilevando infine che la revisione generale di questo piano regolatore non andava nella direzione di un ridimensionamento delle quantità previsionali, se non in valore assoluto, circa 1.000 in meno, ma al contrario si giudicavano rilevanti le quantità previsionali di consumo di suolo e di cubatura. Per cui, cito testualmente, in questo modo, pur ridimensionando in quantità assoluta, le scelte di piano configurano un incremento dell'impronta ecologica media del cittadino braidese, il che non conduce in direzione della sostenibilità. E ci sono altre critiche avanzate dalla Regione in quella relazione di delibera, in cui ad esempio si evidenziavano delle criticità nella valutazione ambientale strategica, in quanto si lamentava l'incoerenza con gli obiettivi degli esistenti piani territoriali sovraordinati per quanto riguarda il piano di saturazione di porosità nei tessuti di pianura e collina. Si evidenziava che gli impatti ambientali delle previsioni del piano mancavano di tutta la parte valutativa degli impatti cumulativi, sinergici e della loro permanenza nel tempo, a breve e a lungo termine. Si evidenziava la mancanza di un'analisi degli impatti sulla rete idrica e fognaria in relazione all'attuazione della revisione generale del piano, e si evidenziava anche come i dati indicati nella relazione generale sul suolo impermeabilizzato non fossero esposti con chiarezza, per cui gli 89 ettari dichiarati di consumo di suolo agricolo non risultavano dai dati evidenziati dalla stessa relazione, con differenze che viaggiavano dai 300 ai 150 ettari. Ed evidenziava anche come la variante generale prevedeva un consumo di suolo agricolo a elevata capacità del nostro territorio, di elevata capacità d'uso, incongruente con il piano territoriale della Regione Piemonte approvato nel 2011, poco prima.
vista la rilevanza delle superfici interessate dalle nuove espansioni residenziali, terziarie, commerciali e produttive e la presenza di ampi edifici per le quali già era previsto il cambio di destinazione d'uso non ancora attuato, lasciandole quindi allo stato di fatto superfici agricole. Partiamo quindi, a nostro avviso, da un piano regolatore in cui non vi è stata in sostanza alcuna volontà di disincentivare seriamente il consumo di suolo, perché si sarebbe agito per favorirne il recupero in questo caso, bloccando o riducendo al massimo la previsione di nuove aree edificabili sul suolo libero. E tale infatti è la linea che il piano territoriale regionale, approvata nel 21 luglio del 2011, dispone al comma 9 dell'articolo 32, cito, i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, in particolare da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sottoutilizzato e di quello da recuperare. E quindi la Regione già nelle sue conclusioni chiedeva comunque di verificare, di rivalutare le previsioni formulate dal piano in merito al consumo di suolo e provvedeva allo stralcio di alcune aree in previsione e chiedeva anche interventi specifici, ad esempio per l'area frazionale di Pollenzo, per quanto riguarda la diminuzione delle altezze previste. Stante queste premesse, ci chiediamo quindi come la Giunta all'epoca potesse affermare che su questo PRG, su questo piano regolatore, ci fosse stata attenzione al consumo di suolo e anche un confinamento dell'espansione urbana entro il confine della tangenziale, dato quest'ultimo che fu solo grazie agli stati dalla Regione stessa. Per quanto riguarda il consumo di suolo, quindi, come dicevo, la stessa Regione chiese che vi fosse una valutazione preventiva dei residui dell'esistente patrimonio, proprio ai sensi del piano territoriale del 2011. E ci ha richiamati a fare quanto evidentemente, avendoci richiamato, non è stato fatto. Siamo inoltre critici per quanto riguarda il piano regolatore da cui parte, che verrà modificato se verrà approvata questa prima variante parziale, sulle previsioni delle aree nuove, di nuove aree commerciali di grande capacità che prevede questo piano. A nostro avviso queste operazioni portano solo a consumo di territorio, danneggiano il commercio locale e di prossimità anche a scapito dell'occupazione complessiva, come da più analisi ormai risulta. Quindi questo piano regolatore dà il segno, a nostro avviso, di una concezione urbanistica volta non tanto all'attenzione del recupero dell'edificato esistente o al ridurre al minimo il consumo di suolo, ma, come dicono anche le previsioni, il bilancio previsionale del 2015 e poi confermato nel 2016 mira a mantenere elevate le previsioni di oneri di urbanizzazione e quindi a generare un incasso di tributi, con la sola immediata efficacia nel flusso di cassa immediato, senza peraltro tenere in considerazione che normalmente le opere di urbanizzazione poi generano flussi di cassa positivi all'inizio, ma poi generando flussi di cassa negativi per i costi di manutenzione delle opere protratte eseguite. Veniamo quindi alla variante parziale. La variante parziale prevede una diminuzione della capacità insediativa residenziale per via essenzialmente di cambiamenti di destinazione d'uso dell'edificato esistente, di riperimetrazioni e per alcuni conteggi su cui noi notiamo, abbiamo alcuni dubbi, abbiamo delle perplessità. Ad esempio l'intervento previsto, parlo dell'intervento puntuale 2.27, nell'area frazionale di Pollenzo per il cambio di destinazione d'uso per l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in cui con quel cambio di destinazione d'uso si prevede una riduzione di 23 unità in termini di abitanti, cosa a nostro avviso non possibile
perché su quell'area, essendo centro storico non frazionale, non è possibile edificare, e quindi l'edificato esistente, a nostro avviso, non avrebbe questa capacità teorica che è stata prevista. Un'altra premessa ancora, di considerazione, come considerazione generale su questa prima variante, è l'obbligo, perché ci ha visto, diciamo, ahimè, protagonisti. Abbiamo dovuto chiedere più volte e attendere diversi mesi affinché l'osservazione che la Commissione Urbanistica stava prendendo in considerazione, ha preso in considerazione in questo arco superiore di tempo superiore all'anno, venissero rese pubbliche, come previsto dalla legge, come sostenevamo noi nel fare questa richiesta. Non c'è mai stata data una risposta diretta, c'è stata data sempre una risposta interlocutoria, e alla fine abbiamo visto che le osservazioni sono state pubblicate come secondo noi doveva essere fatto fin dall'inizio. Chiediamo quindi, approfittiamo di questa occasione per chiedere che questi percorsi così importanti e centrali nella vita della comunità cittadina siano sempre improntati alla massima trasparenza rispetto della legge, e non ci sia la resistenza che abbiamo incontrato in commissione urbanistica nel far rispettare queste regole, e quindi a rendere disponibili sul sito e quindi pubbliche tutte le osservazioni arrivate all'esame della commissione nel momento opportuno. In generale, riteniamo che la variante oggi proposta alla deliberazione del Consiglio contenga parti non pertinenti a una variante parziale, ma che dovrebbero essere affrontate, si sta esaurendo, a una variante strutturale. Quanti minuti? Già passato 15. Allora volevo fare una richiesta, ho queste tre osservazioni generali. Volevo chiedere di allegare il testo del mio intervento alla delibera. Per noi deve essere affrontata una variante strutturale, perché in alcuni casi sono state previste delle monetizzazioni totali, cosa non possibile a nostro avviso con una variante parziale, perché il limite alla monetizzazione totale a 100 metri quadri è stato fissato da una modifica ex officio dalla Regione. Per cui, se si vogliono promuovere interventi di questo tipo, bisogna prevedere specifici interventi e specifiche norme in deroga, con eventuale richiesta appunto di deroga alla Regione. In alcuni interventi puntuali poi è stato previsto l'incremento di uso di suolo, noi riteniamo che questo non possa essere previsto in una variante parziale, perché ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 32 del piano territoriale generale deve essere obbligatoria la verifica se sia stata superata o meno la soglia di consumo di suolo del 3% nel quinquennio precedente. Consigliere, chiedo scusa. Prego. Ancora 5 minuti eventualmente dopo, e poi altri 5, quindi ancora 10 minuti in teoria. Nel frattempo ho chiesto lumi, ma non è possibile recepire allora il suo testo all'interno della delibera. Le chiedo allora solo 10 secondi, che sono gli ultimi due punti. Va brevissimi, bene. E lascio il resto agli interventi successivi. Riteniamo inoltre che le riduzioni delle aree a servizio ci siano state e non ci sia stato il pareggio, perché non sono state adeguatamente compensate, se non in qualche caso, almeno in un caso con un artificio a nostro avviso formale e non di sostanza. E inoltre riteniamo alcune modifiche normative non perfettamente coerenti con le disposizioni di legge. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. La variante al piano regolatore che viene presentata oggi è uno strumento che, insieme ad altri adesso coordinati, ci auguriamo inneschi quei processi di ripresa che da tempo invochiamo a Bra: il miglioramento della residenzialità, la qualità dell'offerta dei servizi, la vocazione economica e innovativa che la nostra città ha sempre avuto e che la profonda crisi degli ultimi anni ha messo a dura prova. Questa variante ha il compito di recepire la propositività che emerge dal territorio
e dopo averne valutato la sostenibilità, di sostenerne le azioni, e ci riferiamo alle 90 e più proposte di modifiche che sono state valutate nel lungo, anzi devo dire onestamente lunghissimo, iter che ha avuto questa variante al piano regolatore, che è giunto, è giusto ricordare che non si conclude oggi, ma questo rimane un punto di passaggio in consiglio, un primo passaggio dove dovrà tornare, ci auguriamo in tempi brevi, trascorsi i tempi di pubblicazione e osservazioni previsti per la legge. L'amministrazione non deve essere il soggetto che attua, ma l'istituzione che garantisce ai cittadini, sia imprenditore, residente o fruitore, di trovare offerte in risposta alle sue domande, di poter contare su modalità e consentono di portare a compimento le sue idee di sviluppo personali e di azione, e per le quali l'amministrazione si assume l'onere di valutare la sostenibilità rispetto al contesto complessivo. Noi dobbiamo creare le condizioni per aiutare imprenditori intelligenti e cittadini propositivi ad attuare queste visioni, pur nell'ambito di un progetto di sostenibilità economica, sociale e ambientale, collettivo e condiviso. Penso ad esempio alla riqualificazione del patrimonio esistente, che diventano condizioni per la trasformazione e rifunzionalizzazione di aree irrisolte. A questo proposito voglio fare solo alcuni brevi esempi degli interventi che sono inseriti in questa variante, come quello che permetterà al convitto della provvidenza di modificare la destinazione d'uso degli edifici afferenti all'area urbanistica FEA, che sono presenti oltre agli edifici scolastici due edifici mai utilizzati ai fini scolastici, un fabbricato inutilizzato ed in condizioni fatiscente. Il cambio di destinazione d'uso verso la residenza darà la possibilità, noi ci auguriamo, di poter far sì che questo fabbricato, che non è utilizzato da tempo, possa essere restituito al patrimonio urbanistico della città. Un altro esempio significativo, sono solo alcuni, abbiamo detto quante sono le osservazioni che sono arrivate, quelle che sono state accolte, e quelle che darà la possibilità a una società della zona di trasferire la propria azienda e tornare a una società storica della zona, del Braidese, storica azienda braidese, che intende riportare la propria attività a Bra. Questo è stato fatto comunque tutelando, mi ricordo che questa osservazione è stata a lungo discussa nella commissione, tutelando la residenza limitrofe, dando delle limitazioni di altezze, di capacità edificatorie, comunque prendendo in considerazione sì l'esigenza di un'attività che ben venga in questo momento ritorni a insediarsi nella nostra città, però con una particolare attenzione a quello che è il contesto di dove questa azienda vuole andare a ricollocarsi. Un'altra osservazione significativa è quella che darà la possibilità alla Cassa di Risparmio si provvede a ridurre l'area T1 ed aumentare di conseguenza l'area T1 numero 6695, escludendo dal piano di recupero l'edificio prospiciente a via Cavour, consentendo per questi edifici l'intervento diretto convenzionato, incrementando il mix funzionale a favore di attività non residenziali. Scusate, ma oggi ho un mal di gola. Non riesco a parlare a lungo. Sarò più breve del consigliere all'Asia. Questo è un altro intervento che riteniamo significativo. Un altro intervento che riteniamo significativo è quello che darà la possibilità di recuperare un altro fabbricato, che è quello dell'ex Mulino Bona, fabbricato che anch'esso in un disuso da molto tempo, che grazie a questa variante al piano regolatore verrà data la possibilità
di procedere e di poter essere in maniera più ampia, gli viene data la possibilità di poter essere recuperato. Altra grossa, diciamo, fetta di questa variante sono quelle richieste che sono arrivate di divisione dei PEC. Strumenti urbanistici di difficile attuazione, la difficoltà di far collimare le esigenze di tutti i proprietari inserite nell'area di intervento. Ne basta una piccola parte che non risulta d'accordo, tutto si blocca, le previsioni di piano non trovano il suo compimento. Tante di queste osservazioni alla variante, infatti, chiedevano che queste aree di PEC potessero essere divise in più piccoli ambiti, garantendo sempre comunque il rispetto degli standard, quindi dei parcheggi, dell'area verde, ma dando la possibilità di intervenire a più piccoli lotti e quindi dando la possibilità di poter, sempre nel rispetto dei parametri, di poter partire con alcuni interventi. Altro grosso capitolo invece è quello della modifiche normative, che sono state affrontate con l'ambizione di provare a rendere più di facile lettura e attuazione le NTA, norme tecniche di attuazione dell'intero piano regolatore. Anche queste modificate cercando di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei richiedenti e la necessità di tutela dell'ambiente e del territorio. In modo particolare mi riferisco all'ambito dell'articolo 50, prescrizioni per i paesaggi agrari. La redazione di piano e delle varianti e dei progetti non può più essere concepita come un'azione calata, bensì va intesa come l'esito di un processo di discussione, condivisione e co-costruzione delle scelte insieme alle cittadine e cittadini che vivono la partecipazione e la collaborazione di tutte le parti in causa. A questo proposito voglio anch'io ringraziare l'ufficio nella persona dell'architetto Benvenuta Rainero e della dipendente Elena De Cicco, sempre precisa e puntuale nell'inviarci le documentazioni necessarie per poter valutare in modo attento le singole richieste. Veniamo però ai però. La variante al piano regolatore, secondo noi, però, non dovrebbe modificare le caratteristiche della nostra città, perché sono quelle che, nella loro unicità, possono essere eccezione premiante per il nostro territorio. E mi riferisco alla già citata nel primo intervento del consigliere di maggioranza, l'intervento che prevede il cambio di destinazione d'uso di Palazzo Garrone, un palazzo storico della nostra città, cui viene chiesto il cambio di destinazione d'uso, viene proposto il cambio di destinazione d'uso da servizi e per farlo diventare servizi pubblici, da servizi pubblici e attività turistiche ricettive. Ho ascoltato l'intervento del consigliere che si preoccupava di far sì che parte di questo palazzo potesse rimanere comunque in disponibilità dell'amministrazione. Io credo che questa sia una scelta irrevocabile, dove se chiediamo a un operatore di intervenire, di investire su questo fabbricato, dovrà poi questo avere anche la possibilità di poterlo fare, quindi inserire in un bando e un numero elevato di vincoli potrebbe far sì che ci troviamo con un fabbricato di sezione turistica ricettiva, ma che come in questo modo non potrà essere utilizzato. Noi come gruppo abbiamo tanto discusso su questo argomento, perché ci sembra un argomento fondamentale e brutto in una variante dove prende in considerazione tutti questi punti. Un lavoro così lungo, durato tutti questi mesi, puntarsi su un unico argomento. Ma il nostro gruppo è contrario
a questa richiesta di cambio di destinazione d'uso fondamentalmente per due aspetti. Il primo aspetto perché questo fabbricato è all'interno di una piazza, di un luogo contornato esclusivamente da uffici pubblici. C'è il Palazzo Comunale, c'è il Palazzo Mattis che ospita l'ufficio turistico e non solo, e quanto ci è stato detto tra un po' sarà sede anche di altri uffici comunali. Nello stesso cortile è collocato l'ufficio socioassistenza, la parte laterale con affaccio da via San Giovanni Battista è presente l'ufficio tributi, e questo ci dà la possibilità di ritornare su un argomento a noi come gruppo che sta molto a cuore, che abbiamo già portato a discussione in questo consiglio più volte, ed è quello appunto della collocazione di vari uffici pubblici che secondo noi potrebbero trovare una miglior collocazione in quel fabbricato. Tra l'altro questo comune paga ancora, se non sono stati ridotti, questo ne diamo atto, ma paga ancora degli affitti per usufruire di fabbricati che ospitano diciamo uffici o comunque sportelli pubblici, che potrebbero trovare secondo noi una migliore collocazione in quel fabbricato. Abbiamo anche all'interno del comune l'ufficio INPS e l'ufficio diciamo delle entrate, dove basta fare un giro una qualsiasi mattina per vedere come quegli uffici siano frequentati, siano utilizzati e la loro collocazione, che già devo dire lo faccio di rado, comunque un plauso a questa amministrazione, perché potevano essere servizi persi e invece sono stati tenuti sul territorio, ma che a vedere le condizioni in cui si trovano forse anche essi necessitano di un ragionamento. Secondo aspetto, non secondario, sicuramente un'attività di questo tipo prevede obbligatoriamente la presenza di un certo numero di parcheggi. Parcheggi che in una situazione, in un ambito come questo, trovo veramente difficile trovare una soluzione che possa soddisfare questa esigenza. Ad oggi è impossibile prevedere come questa esigenza possa essere soddisfatta dall'operatore che avrà l'onore e l'onere di eventualmente aggiudicarsi questo intervento. Questo è il primo passaggio formale che prevede il cambio di destinazione d'uso, ma è un passaggio che cambia radicalmente e irrevocabilmente la possibilità di utilizzo di questa struttura per la collocazione di uffici pubblici, uffici presenti in quella struttura fino a poco tempo fa. Il nostro gruppo io intendo anche, signor Sindaco, direttamente parlando a lei, io mi ricordo bene quando lei sedeva nei banchi dell'opposizione come faccio io ora, che si era elevata paladina della riduzione, eliminazione delle barriere architettoniche all'interno degli uffici. E io penso che questo possa essere un modo per dimostrare che lei continua ad andare in quella direzione. Lei è 7 anni che è sindaco in questa città e lei alloggia in un ufficio dove i portatori di handicap non possono accedere. Lei è parte dei suoi collaboratori. Ho finito. 15 minuti sono già passati. Sono velocissimo. Concludo con una richiesta, perché il voto del nostro gruppo sarà favorevole a questa variante al piano regolatore, a condizione che ci sia la possibilità di dividere la votazione, di procedere in modo separato, quindi che venga votata la variante al piano regolatore e in parte si possa procedere alla votazione
dell'intervento su Palazzo Garrone. Questo appunto per confermare quello che ho detto nella gran parte del mio intervento. È stato fatto un lavoro, e ringrazio anche per questo il Presidente della Commissione Urbanistica, Marco Elena, secondo me un lavoro lungo molti mesi e realizzato in modo corretto, che ha preso come linea guida quella che doveva essere, cioè cercare di aiutare e incentivare le richieste dei cittadini, ma nel rispetto, nella tutela del territorio e soprattutto nel rispetto, nella tutela di tutte quelle che sono le forze in campo. E quando si parla di piano regolatore ci sono tantissime forze che, non volevo parlare di interessi perché mi sembrava una parola brutta, comunque ci sono tanti interessi in ballo. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto la parola il consigliere Marengo, poi il consigliere Ferrero. Prego, consigliere Marengo. E Elena. Grazie Presidente, cercherò di essere breve nel mio intervento. Innanzitutto facendo un complimento e un plauso, perché per la prima volta in 2 anni da quando sono in Consiglio Comunale devo dire che mi sono trovato così bene in una commissione. I lavori sono stati lunghi, lunghissimi, però veramente la Commissione Urbanistica in questi ultimi 9 mesi ha lavorato bene e i consiglieri comunali e quindi i commissari che partecipano alle riunioni sono sempre stati tempestivamente informati delle discussioni che ci sarebbero state, delle osservazioni che avremmo trattato. Se tutte le commissioni comunali, consigliari chiedo scusa, funzionassero in questo modo, credo che il lavoro del Consiglio Comunale sicuramente ne trarrebbe un giovamento. E questo ovviamente va a complimento dell'architetto Reinero e della dottoressa De Cicco, che ci hanno sempre tenuti aggiornati, a cui rivolgo un sincero ringraziamento. Ma rivolgo un sincero ringraziamento anche all'ingegnere Sandrone, perché è riuscito a far capire, nonostante non tutti fossimo all'altezza della situazione per il nostro background scolastico, di cosa stessimo parlando in quelle occasioni. E grazie a lui abbiamo capito una cosa, che in questa variantina del piano regolatore abbiamo mantenuto ferma quello che era la capacità edificatoria, che è il punto sicuramente più importante quando si trattano determinati argomenti. Questa sera non ce lo possiamo nascondere, il punto sensibile è Palazzo Garrone. Per mia indole io sono una persona che affitterebbe qualsiasi cosa. Se il sindaco mettesse a disposizione il suo ufficio per feste private, io credo che potremmo parlarne. Matrimoni e quant'altro. Però effettivamente è un punto sensibile e comprendo quello che ha detto il consigliere Panero che mi ha preceduto. La sensibilità di chi vorrebbe magari trasferire alcuni uffici comunali dentro Palazzo Garrone. Questo però non inficia in me il risultato complessivo di quelle che sono le mie considerazioni, le nostre considerazioni, poi parlerà dopo di me anche il Presidente della Commissione Marco Elena, per cui il lavoro svolto è un lavoro ottimo da tutta la Commissione. Per quanto anch'io possa avere qualche riserva, non possiamo nascondercelo, su Palazzo Garrone non posso neanche esimermi dal pensare che comunque su un unico punto non si può inficiare il lavoro svolto in questi mesi. Naturalmente per quanto riguarda Palazzo Garrone alcuni accorgimenti dovranno essere tenuti in considerazione. Il primo e secondo me più importante di questi punti sarà il bando che metterà Palazzo Garrone nella condizione di variare la sua destinazione. E a questo proposito vorrei suggerire all'amministrazione appunto che nel momento in cui si stilerà il bando si possa riservare al comune una
vogliamo chiamarla una sala conferenze, una sala che, come oggi può essere per esempio il Movicentro, riservarla al Comune e quindi chiedere ai nuovi titolari di riservare in determinate date questa sala, in maniera tale che si possano svolgere conferenze piuttosto che serate di altro genere. Detto questo, esprimo già il mio parere favorevole alla votazione, quindi non interverrò più successivamente. Cerchiamo di limitare i tempi, lascio ad altri la parola. Grazie. Grazie consigliere Marengo. Adesso tocca al consigliere Ferrero, poi consigliere Elena. Grazie presidente. Io probabilmente non userò tutto il tempo a disposizione ed interverrò solo sulla variante, anche se con qualche inevitabile ripetizione. Nell'introduzione di questa proposta di deliberazione sono ampiamente argomentate ed elencate le motivazioni per le quali si è proceduto ad una variante parziale e chiarito come non sussistessero gli elementi per una generale. Come già detto, oltre 5 anni per elaborare un nuovo piano regolatore. Poi, però, l'utilizzazione di questo nuovo strumento, di questo nuovo PRG, ha messo in evidenza la necessità di apportare qualche ritocco, qualche piccola modifica a questo nuovo strumento. La variante parziale è di competenza del Comune, che ha, tra l'altro, il dovere di recepire in essa i cambiamenti regolamentari nel frattempo intervenuti, tipo, ad esempio, la nuova procedura di VAS che, se non si incide su materie ed aspetti ambientali, viene fatta dai tecnici del Comune. Molti gli argomenti trattati nella variante oggetto di modifiche al PRG, ne elenco alcuni importanti. Quindi l'adeguamento dei vincoli della sovrintendenza con sua elencazione puntuale. Alcuni articoli di difficile interpretazione per i quali la variante cerca di fare chiarezza rendendoli più leggibili. Uno dei più importanti, l'articolo 50, riguarda le zone agricole. Troppo ridondante, è stato asciugato e sintetizzato. Alcuni PEC sono stati divisi per renderli più operativi. Alcune modifiche cartografiche, ad esempio con l'area a servizi di via Gorizia subito dopo il passaggio livello, area strategica per futuri utilizzi di questa amministrazione, leggasi eventuale futura soppressione del passaggio livello o un parcheggio ad esempio nell'immediato. Il privato in questo caso cede gratuitamente l'area al comune. La variante però permette al privato lo spostamento della cubatura residua non più utilizzabile sul posto, in un'altra zona, strada favorita, senza però dare origine né a nuove edificazioni né a mutamenti di altezza. Esempio questo di acquisizione per interesse pubblico prima non possibile. Altri casi che hanno dato luogo anche a qualche piccola polemica sui giornali. Casa di risparmio. Si è mantenuto l'altezza dell'edificio dove ha sede il Bar Cavour, col mantenimento della cubatura all'interno. Pollenzo. È stato concesso a vecchie case anni 60 l'ampliamento del 25% possibile per legge per renderle più fruibili. Università di Pollenzo, concessa la demolizione di una tettoia e nuovo utilizzo per l'università con il vincolo di non edificazione per civile. Monetizzazioni. Credo che questa osservazione sia riferita all'edificio sede del vecchio Mulino Braidese. Lì non c'è alcuna possibilità di recuperare parcheggi. Se la Commissione si fosse espressa in modo contrario, avrebbe significato lasciare tutto così com'è, non utilizzato e poco presentabile. Ultima notazione. 2 casi di cambi di destinazione d'uso, questa volta presentati dall'amministrazione.
su quelle di Palazzo Garrone ha già ampiamente argomentato il consigliere Bergesio, preannunciando un'eventuale iniziativa di osservazione dopo la pubblicazione per alcune prescrizioni da inserire nel futuro bando. Sull'altra, quella di via Gabotto, presentazione, cioè cambiamento di destinazione d'uso, prima era per scuola materna, oggi a scuola superiore. Si è fatto questo cambio di destinazione d'uso. Credo che per la stessa motivazione di Palazzo Garrone sia ipotizzabile anche qui un'osservazione che ponga dei vincoli sul tipo di intervento, che sia compatibile con il costruito circostante e con la necessità di mantenimento di spazi pubblici a disposizione per una piazza parcheggio e per un giardino per bambini. Quindi lo vedremo al momento della possibilità di presentazione dell'osservazione. Io chiuderei qui con diversi ringraziamenti per la grande mole di lavoro svolto, innanzitutto al sindaco, agli uffici della ripartizione con in testa l'architetto Reinero, all'ingegner Sandrone con i suoi due collaboratori, al presidente della commissione urbanistica che ha gestito con la professionalità che lo contraddistingue le numerose riunioni conclusesi in gran parte con espressione di pareri all'unanimità. Infine tutti i commissari loro tecnici per il grande impegno durante i lavori della commissione urbanistica. Quindi a nome della maggioranza esprimo parere favorevole alla proposta di deliberazione da votare con un'unica votazione. Grazie. Grazie consigliere Ferrero. La parola adesso al consigliere Elena. Grazie Presidente. Allora, in primo luogo la doverosa premessa che dobbiamo fare è che lo strumento urbanistico, cioè il piano regolatore, è quello che regola e disciplina lo sviluppo urbano edilizio ambientale di una città col suo territorio. Tale strumento si può definire un piano strategico che deve definire le molteplici destinazioni urbanistiche con tutta una serie di variabili, vincoli e normative alle quali bisogna tenersi per poter operare sul territorio. Quindi lo stesso piano regola l'attività urbanistico edilizia di un territorio cercando di dare un assetto che vada ad ottemperare di concerto alcuni fattori importanti e determinanti che possono essere così elencati. Lo sviluppo del territorio con relativi benefici economici sia per i cittadini, imprese, aziende che vogliono operare sullo stesso per esigenze familiari, di crescita e sviluppo economico e sia per l'amministrazione comunale con i relativi ricavi provenienti dai proventi edificatori dovuti agli oneri di urbanizzazione, costi di costruzione eccetera, che vanno poi reimpiegati per i futuri investimenti ed opere infrastrutturali, mi riferisco alle strade, edifici scolastici, illuminazione, presenti nel piano triennale delle opere pubbliche. Altro punto è la compatibilità di questo sviluppo e modifica del territorio con la necessaria e fondamentale salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue componenti, il verde, il paesaggio, la sicurezza, l'acustica, gli aspetti geologici. Inoltre ancora un altro punto, la formazione di nuove infrastrutture e urbanizzazioni consone e sempre più congeniali ad un corretto utilizzo e fruizione da parte dei cittadini. Sicuramente il piano regolatore è uno strumento delicato perché va ad incidere sul territorio, sugli edifici e sul patrimonio edilizio esistente. Possiamo affermare che come un progetto di un edificio, chiaramente è uno strumento urbanistico, la pianificazione urbanistica è molto più complicata in quanto deve ottemperare a vari fattori, bisogni di crescita e vincoli. Però l'esempio è solo dettato dal fatto che la progettazione di un edificio, in questo caso uno strumento urbanistico, benché siano rispettati tutti i parametri, le normative, i vincoli, può piacere o piacere meno. Le motivazioni principali della stesura relativa ed elaborato in sede di commissione urbanistica. Alcune richieste sono state accolte,
perché giudicate compatibili al tipo di variante intrapresa, mentre altre sono state non recepite perché erano in contrasto con paletti e vincoli da rispettare che riguardano la stesura di una variante parziale, che sono già stati sottolineati e che più avanti ripeterò. Poi c'è stata anche la correzione di errori materiali vari e le modifiche ex officio apportate dalla provincia in sede di conferenza dei servizi sugli aspetti ambientali. Sicuramente, oltre a quanto ho appena sottolineato, la tematica più importante di una variante è quella di dare maggiore attuabilità ad alcuni interventi sul territorio comunale, apportando modifiche anche minimali e compatibili, in particolar modo sulla normativa, che però dà maggior flessibilità e chiarezza agli interventi richiesti dai cittadini, dalle aziende e ad altre categorie in genere. Mancherebbe ancora, però per quel che può fare un comune serio, e lo ribadisco ancora col più ampio rispetto delle norme, deve cercare di andare incontro alle esigenze della cittadinanza, delle aziende, dei